Usciamo con spasso. Si racconta che in una chiesetta di campagna fosse arrivato un giovane prete, talmente nervoso per la sua prima messa da non riuscire quasi a parlare. Decise quindi di chiedere all'arcivescovo qualche consiglio per riuscire a trovare il modo per rilassarsi, e questi gli suggerì di mettere un pochino di tequila nell'acqua della messa. Così fece. Si sentì così bene che avrebbe potuto fare la predica in mezzo alla tempesta. Però, quando tornò in canonica, trovò la seguente lettera dell'arcivescovo. Caro Don Angelo, qualche appunto spicciolo. La prossima volta metta un po' di tequila nell'acqua e non viceversa. E non sta bene mettere il limone e il sale sul bordo del calice. Si ricordi? Ci sono 10 comandamenti e non 12. Ci sono 12 discepoli e non 10. I vizi capitali non sono i peccati degli abitanti di Roma. Non ci si riferisce alla croce come quella grande T di legno. Non ci si riferisce a Gesù e ai suoi discepoli come JC e la sua band. Non ci si riferisce a Giuda come quel figlio di puttana, e a sua madre e suo padre non erano rispettivamente che una zoccola e un ricchione. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono il vecchio Junior e il fantasmino. La toilette dove ha orinato a metà messa in realtà era il confessionale, e non è bello bestemmiare perché non hanno messo lo sciacquone. L'iniziativa di chiamare il pubblico a battere le mani è stata lodevole, però ballare la Macarena e fare il trenino mi pare esagerato. L'acqua santa serve per benedire e non rinfrescarsi la nuca sudata. Le ostie vanno distribuite ai fedeli che si confessano, non devono essere considerate alla stregua delle patatine come antipastini accompagnate dal vino santo. Quello sulla croce, anche se con la barba assomiglia a Che Guevara, non era lui, ma nostro Signore Gesù. Figliolo, cerchi di indossare le mutande, e quando a caldo eviti di rinfrescarsi tirando su la tonaca. I peccatori, quando muoiono, vanno all'inferno, non a farsi fottere. La messa deve durare un'ora circa e non due tempi da 45 minuti. E quello che girava vestito di nero era il sagrestano, non quel cornuto di un arbitro. Quello che le stava seduto a fianco ero io, non una checca con la gonna rossa. La formula finale corretta è: la messa è finita, andate in pace. Non: che mal di testa, andate tutti fuori dai coglioni. Per il resto mi pare andasse tutto bene. L'arcivescovo.